Farmacie pubbliche e private in campo e già pronte per accelerare la campagna vaccinale. Dal 1 luglio, come si sa, il vaccino si potrà fare anche in quelle che hanno aderito, che si ricorda in Abruzzo sono ben 225. Per le farmacie si tratta di un grande lavoro perché avranno l'onere di gestire le prenotazioni. Per questo accordo si è lavorato molto a livello nazionale. Nell'ottica di Assofarm, come afferma il presidente Venanzio Gizzi, la farmacia sarà sempre più utile al territorio, anche perché via via si andranno a dismettere gli hub vaccinali e per questo il ruolo di questi presidi del territorio sarà ancora più significativo. In farmacia ci saranno due tipi di vaccini, uno a vettore adenovirale e uno a RNA messaggero, per consentire la somministrazione a tutte le fasce di età. Per lavorare a questo obiettivo ci sono stati incontri e anche corsi da parte dei farmacisti che saranno vaccinatori, che si sono conclusi quasi per tutti. La maggior parte dei farmacisti comunali e dei farmacisti in generale hanno terminato il corso con l'Istituto Superiore di Sanità per essere farmacisti vaccinatori. Farmacisti vaccinatori, con il corso fatto, il farmacista vaccinatore sarà ulteriormente formato perché abbiamo richiesto, in quasi tutte le regioni, ma anche nella regione Abruzzo, abbiamo richiesto che ci sia un momento di formazione ulteriore per essere più sicuri, per dare più garanzie di sicurezza ai cittadini e quindi più sicurezza stessa agli operatori sanitari. Assofarm, al pari dei titolari di farmacia, da sempre è in prima linea perché la farmacia possa essere una farmacia ancora più utile nei confronti delle richieste che i cittadini fanno. È una farmacia che sul territorio dovrà operare, dovrà lavorare per il futuro in maniera ancora più efficace rispetto ad oggi. Sappiamo bene che gli hub, così come sono strutturati per quanto riguarda le vaccinazioni, andranno a essere dismessi, terminata l'emergenza, e saranno le strutture sul territorio, medici di base e farmacisti, a poter rispondere a una vaccinazione di massa, a una nuova vaccinazione, a una ripresa delle vaccinazioni qualora sia necessario. La possibilità di fare il vaccino in farmacia, ovviamente per chi non ha patologie o problemi, apre la strada ad una grande accelerazione. Si partirà da numeri bassi anche per testare l'esperienza. Nella prima settimana, come già annunciato, ogni sede avrà 28 vaccini disponibili per arrivare sino a 40 e calibrare poi le dosi necessarie in base alle prenotazioni. All'Aquila sarà la farmacia dell'ospedale a smistare le dosi alle farmacie coinvolte.